Vediamo un po' che cosa è successo dopo che il Buddha ha lasciato il corpo. E devo dire che faremo un excursus di 400-500 anni, e in 500 anni di cose ne succedono. Evidentemente non sarà possibile fare un elenco dettagliato degli avvenimenti, ma mi limiterò a parlare dei momenti salienti del percorso che il buddismo ha fatto all'interno dell'India, e questo è il tema di questa serata. Quando il risvegliato lascia il corpo, tra lo sconforto dei suoi discepoli, che sono lì che piangono e pensano di essere lasciati soli, lui rappresenta un simbolo dell'impermanenza, quell'impermanenza che lui ha predicato e ha spesso ricordato, che ha anche sottolineato proprio nel momento della morte, perché quando si rivolge una delle ultime volte ai suoi discepoli, ricorda che una delle massime del buddismo è che tutto quello che nasce poi è costretto a perire. E lui dice: non vi preoccupate, anch'io sono nato e lascerò il mio corpo. Ma c'è un'altra frase detta all'ultimo momento che ci deve far riflettere, e cioè: il vero maestro che vi ho insegnato non sono io, ma è la dottrina. È la dottrina che rimarrà a guidare i vostri passi. Quindi anche quando io non ci sarò più, quella sarà il maestro che dovete seguire. E in un'altra circostanza aveva già detto: io sarò sempre presente in ogni monaco che trasmetterà la legge che io vi ho insegnato. Quindi lui si rifà alla tradizione, alla dottrina che lui ha cercato di spiegare, si rifà a tutti gli insegnamenti per i quali lui vorrebbe che i suoi allievi avessero memoria. Ma in questo atteggiamento affettuoso, in questo tentativo che lui fa per rassicurare i suoi seguaci, nella preoccupazione di non lasciare dubbi, infatti lui prima di morire dice: se c'è qualcosa che non avete capito, chiedetemelo, perché io ve lo spiegherò ancora. Nel volersi accertare che i monaci abbiano ben interiorizzata la dottrina che andranno a insegnare, il Buddha si rivela anche l'espressione fisica dei tre gioielli. Lui in quel momento incarna veramente i tre gioielli. I tre gioielli sono i tre fattori in cui ogni praticante, da quel momento fino ai giorni nostri, prende rifugio: il Buddha, il Dharma e il Sangha. Ma quando il Buddha è Sangha? Il Buddha è Sangha in quel momento lì, in cui sta per morire, proprio per l'atteggiamento fraterno con cui si è accomiata da coloro con cui ha condotto la propria missione monastica. Non dimentichiamo che il Buddha andava a predicare e aveva a un certo punto della storia anche delegato i suoi monaci ad andare a predicare, quindi lui era un membro del Sangha, e fraternamente, forse anche come un buon padre, insomma, nel momento in cui muore cerca di rassicurare gli altri, cerca di dimostrarsi un vero compagno spirituale, un vero amico spirituale, un vero compagno di percorso. E nel momento in cui ribadisce la dottrina, e nel momento in cui dice che c'è il primato della legge sulla effimera condizione fisica dell'umano, questa condizione transitoria e relativa del corpo materiale, ecco che a un certo punto diventa la dottrina. Cioè lui dice: bene, io morirò, forse anche tutti gli altri, non so se dice a tutti gli umani che morirete anche voi, perché se no magari qualche superstizioso avrebbe dovuto fare le corna, ma dice: io morirò, però resterà la dottrina. Quindi lui esalta la dottrina, esalta anche la dottrina che lui ha insegnato, quindi lui è il rappresentante della dottrina. E poi è un Buddha nel momento in cui testimonia anche con le sue ultime parole le qualità del risveglio, quindi si dimostra un vero risvegliato. È proprio di queste qualità della buddhità che noi parliamo quando ci riferiamo
al Buddha. La figura del Buddha era una figura che abbiamo già visto negli incontri precedenti, è legata a dei riferimenti storici molto esigui. Cioè, non abbiamo delle immagini del Buddha. Anche la storia del Buddha, l'abbiamo detto all'inizio, è un po' romanzata, un po' resa leggendaria dal tentativo di fare del Buddha un personaggio eccezionale, e quindi noi non abbiamo un riferimento preciso. Non sappiamo bene che cosa succederà di questo Buddha, perché nel momento in cui lui lascia il corpo e si illumina definitivamente, ricordiamo che c'è una bella differenza fra definire il Buddha il risvegliato, che è proprio il termine che traduce la parola Buddha, e definirlo l'illuminato. Questo è un errore che commettono molti che si interessano superficialmente del buddismo. Il Buddha è risvegliato nel momento in cui, da uomo normale, ha intuizione e raggiunge una dimensione di interiorità profonda che gli permette di sviluppare tutte le sue qualità. Diventa illuminato soltanto nel momento in cui lascia il corpo ed entra nella luce. Il termine illuminato si usa, dovrebbe usarsi soltanto, secondo la dottrina, per quelli che entrano nella luce e quindi che abbandonano le questioni terrene. Dunque, noi sappiamo bene, proprio se abbiamo seguito il buddismo e ne conosciamo un po' i particolari, sappiamo bene che chi si illumina, non rientra più. Non rientrerà più sulla terra, non si reincarnerà più. Lui lo aveva detto, d'altra parte, quando è nato, no? Nella sua nascita miracolosa, dal fianco della madre, a un certo punto dice, questa è la mia ultima incarnazione, io non tornerò più, non mi incarnerò più. Vorrei ancora sottolineare una volta, perché siccome ho citato la nascita miracolosa, vorrei dirvi che anche la nascita miracolosa del Buddha dal fianco della madre è simbolica, cioè se vogliamo pensare che sia un riferimento reale, a questo punto dovremmo forse entrare in una dimensione di analisi della dottrina e delle credenze molto più profonda di quello che stiamo facendo adesso. Io considero tutti i fatti eccezionali, quindi miracolosi, quindi che possono essere diventare mitologici e leggendari, come dei fatti raccontati sotto un profilo così, diciamo, simbolico. Quindi anche la nascita del Buddha dal fianco della madre non penso che possa essere una cosa reale, ma è semplicemente un modo di dire che il Buddha era un personaggio eccezionale. Dunque, noi abbiamo questo Buddha che lascia il corpo e non tornerà più. Questa è un'altra cosa importante, non sarà mai più lui a sorreggere compassionevolmente l'umanità sofferente, no? Ma saranno, dal momento in cui lascia il corpo in poi, fino a oggi, tutte le entità della tradizione. Cioè, tutte le entità della tradizione, i Bodhisattva, gli esseri realizzati, le divinità, che hanno tutti la qualità del Buddha. E quindi caratterizzeranno anche diciamo, un comportamento secondo la dottrina e esprimeranno le qualità della buddhità sulla terra a favore di tutti gli esseri senzienti. Quindi sarà una emanazione delle energie del Buddha che attiverà le figure di questi personaggi realizzati, di queste divinità, rappresenterà. Saranno le qualità che vengono attribuite innumerevoli e incontaminate della buddhità che saranno espresse da questi individui, da queste divinità, da queste figure che operano a favore degli individui che soffrono. E quindi intendiamo bene che tutti questi esseri sono emanazioni della buddhità e rappresentano delle qualità della buddhità. Questo è interessante sottolineare, perché in genere quando si parla del Buddha e soprattutto quando si pratica, gli occidentali hanno la tendenza a considerare il Buddha come un Gesù, no? Perché noi arriviamo da una tradizione cattolica e probabilmente anche una tradizione monoteista,
Per cui la divinità è realmente gestita, è quella lì ed è quella che ci fa i miracoli. Qui nel caso del buddismo è soltanto l'energia delle qualità della buddhità, che è la grande compassione, che riesce a creare un giro salvifico, che riesce ad animare, ad attivare le funzioni che sono potenzialmente all'interno di ogni individuo. Il buddismo dice che ognuno di noi ha dentro la chiara luce originaria, basta che la tiri fuori. Nel momento in cui riesce a farla emergere dentro di sé, raggiunge quella piena consapevolezza che gli permette di sviluppare completamente e diciamo in maniera spontanea l'altruismo e la compassione, che sono gli elementi attraverso i quali il praticante del buddismo Mahayana opera a favore di tutti gli esseri. Dunque, che cosa succede? Che quando il Buddha lascia il corpo ci saranno quattro discepoli che assumeranno la guida dei monaci dopo la dipartita del maestro. I loro nomi, adesso poi io li citerò, magari li scoprirò, eccetera, eccetera, perché magari li pronuncio male, però sono già noti a quelli che leggono i sutra, a quelli che hanno in qualche modo letto in parte, direi che non abbiamo letto tutti i sutra, però quelli che hanno letto un po' di storia del buddismo e si sono interessati anche di sutra, troveranno dei riferimenti, cioè capiranno, sapranno di bene di chi si parla, perché sono fra gli allievi principali del Buddha. Il primo è Ananda, qualcuno di voi si ricorda di Ananda, tutti, no? Quando si parla di Ananda, diciamo Ananda, oppure o Sariputra, no? E quindi il primo è Ananda. Ananda potrebbe essere forse il più qualificato per rappresentare la compassione, per rappresentare la natura altruistica della buddhità. Ma proprio per questo, nella sua epoca, in quel momento in cui si sta cercando qualcuno che possa reggere, possa governare i monaci, la sua figura non viene presa molto in considerazione. Perché? Perché lui ha una marcata predisposizione alla compassione. È un individuo che si commuove di fronte alla sofferenza degli altri, è un individuo che piange, è un piagnone, cioè, è uno che ha sempre il cuore aperto e quindi resta impressionato dalla sofferenza e vorrebbe proprio compassionevolmente fare di tutto per riuscire a eliminarla in coloro che ne sono vittime. Ma di fronte a queste lacrime i suoi detrattori dicono che è troppo fragile. E quindi non è la persona giusta per guidare i monaci. Una cosa importante è anche questa, che il Buddha non ha designato un successore. Il vero successore del Buddha è la dottrina. Lui l'ha detto, l'abbiamo detto qui all'inizio, no? Quindi non ha detto il monaco Pinco sarà quello che io delego a guidare. Ha detto la dottrina è la vera maestra. Poi voi altri cercate di applicare e diventare dei buoni praticanti e soprattutto dei buoni maestri. Quindi diciamo che la grande compassione in quel momento gioca a sfavore di Ananda. E questo mi fa da dire il primo che c'era, perché probabilmente poi ne vedremo delle belle durante questa storia. Cioè, a un certo punto i monaci non erano tutti disponibili alla condivisione, eccetera. Quando era il momento avevano anche le loro dispute, che qualche volta erano legate ai fattori spirituali di dottrina, qualche volta anche ai fattori materiali. E fra le accuse che venivano fatte, non accuse rimprovere, non so bene, non so come definirle, le considerazioni che venivano fatte su Ananda, ce n'era un'altra che giocava all'epoca a suo sfavore, ed era il fatto che lui era stato il promotore dell'istituzione dell'ordine monastico delle monache. Perché se ricordate bene la storia, quando l'abbiamo già spiegata alcune puntate fa, a un certo punto il Buddha non era tanto d'accordo, non era molto convinto.
E fu Ananda a dirgli: ma no, ma sì, ma guarda, le donne sono degne, cose di questo genere. Quindi Buddha, un po' anche sollecitato da Ananda, permette che le donne entrino nell'ordine monastico e facciano un loro percorso spirituale. Questa cosa probabilmente non ha girato molto bene, cioè finché c'era il Buddha. Magari è stata accettata, eccetera. Poi quando il Buddha è scomparso, ecco che i monaci hanno detto: no, è anche stato un promotore dell'emancipazione femminile, eccetera. Non va molto bene, eccetera. Quindi abbiamo un'Ananda che si presenta al massimo della santità e che non viene accettato proprio per questa sua santità. E questa è una cosa abbastanza curiosa. E allora chi c'è che può fare il leader? Viene scelto un altro monaco che si chiama Mahakashyapa. Mahakashyapa non l'abbiamo sentito molto, forse ne abbiamo parlato per un minuto o due in un altro momento, però anche nei testi non è una figura, perché non diciamo specificamente dei riferimenti a quell'epoca storica, il quale aveva un'altra caratteristica, cioè era evidentemente diverso nel comportamento e nella pratica della dottrina da Ananda. Lo chiamavano il virtuoso. Perché lo chiamano il virtuoso? Allora uno pensa: ma come, quello là era più virtuoso che quello che non si può, e invece questo lo chiamano il virtuoso. No, era virtuoso perché era un rigoroso sostenitore della disciplina, era un duro. E quindi diciamo che questa figura a un certo punto ha il sopravvento. Queste caratteristiche di monaco che applica in maniera strenua, dura, rigida la dottrina viene preferita a quella al carattere di Ananda, il quale diventa però un riferimento importante per i laici, per gli umili, per la gente del popolo che vedevano il santo. E allora questo Mahakashyapa virtuoso diventa la guida dei monaci. Al fianco di Ananda e di Mahakashyapa compaiono altre due figure che sono certamente note ai lettori di Sutra, che sono Shariputra e Moggallana. Quindi vuol dire che qualcuno se ne ricorda. Benissimo. Il primo, Shariputra, rappresenta la conoscenza filosofica, rappresenta lo studio della dottrina. Diciamo che è un antesignano delle conoscenze legate alla trascendenza, tutto quello che riguarda la metafisica. Il secondo, invece, Moggallana, è invece l'alfiere dei poteri miracolosi, cioè non anche all'interno del buddismo antico, no, si tiene in elevata considerazione quello che ha gli ottenimenti, i famosi ottenimenti. Nel buddismo si dice che un praticante che sia dedito agli esercizi che la dottrina insegna, e che sia sicuramente una persona che applica tutti i principi della dottrina anche nei suoi insegnamenti, può ottenere delle qualità particolari che possono sembrare magiche, sono certamente delle qualità del paranormale. Poi chi legge i testi buddhisti sa che i riferimenti ci sono. Queste qualità si chiamano ottenimenti. Allora, il nostro amico Moggallana è un rappresentante di quelli che attraverso la pratica sono arrivati alla soglia dell'illuminazione e hanno ottenuto anche delle realizzazioni. Quindi abbiamo questi quattro personaggi, i quali gestiscono un po', anche a periodi alterni, il gruppo dei monaci. Ma cosa facevano questi monaci? I monaci vivevano. Il Buddha, quando ha istituito l'ordine monastico maschile,
A un certo punto, non so se ricordate, ha detto: andate in giro a predicare, no? E viaggiate da soli, forse aveva detto viaggiate non più di due, cose di questo genere, e diffondete la mia legge, la mia dottrina. E questi monaci dunque passavano la maggior parte del loro tempo in giro a predicare, non avevano dei posti fissi dove riunirsi. Quando è che si incontravano? Si incontravano durante la stagione delle piogge, perché non potevano andare in giro a predicare, allora si raggruppavano. Una volta all'inizio si raggruppavano nelle foreste, nei boschi, nelle zone dove potevano avere un riparo, ma in tempi successivi, e visto che c'erano stati anche dei ricchi e dei re che avevano appoggiato la tradizione, a un certo punto disponevano poi anche di donazioni che consistevano in palazzi, case, eccetera, eccetera, per cui avevano la possibilità di riunirsi in quelli che poi sarebbero diventati i monasteri con il tempo. Poi, con la bella stagione, ecco che di nuovo si riversavano sul territorio e insegnavano la dottrina. Però qual è stato un rischio, penso, un problema legato alla purezza della tradizione? È stato il fatto che questi qua si allontanavano un po' troppo dal centro, e quindi più andavano lontano, e se non erano veramente dei ferri praticanti, a un certo punto venivano un po' contaminati dalle situazioni che trovavano, per cui non potevano, se non avevano una ferrea volontà, una grande determinazione, essere i santi che tutti volevano identificare nel monaco, no? E questo naturalmente ha creato dei problemi. In più c'erano degli altri problemi che erano legati alla difficoltà di comunicazione. L'ho già detto forse nella primissima lezione, che qui questi parlavano in dialetto, non esisteva una lingua nazionale, per cui più andavano lontano e meno riuscivano a spiegarsi, più andavano lontano e meno erano capiti probabilmente, e questo poteva permettere, anzi sicuramente generava una contaminazione della tradizione, la dottrina non era più pura perché non veniva trasmessa bene, ma non veniva nemmeno capita bene, per cui ecco che a un certo punto il nostro leader virtuoso, ma Kashyapa, dice: bene, cerchiamo di fare un punto della situazione. Allora, facciamo un concilio e decidiamo bene che cosa viene insegnato. Diamo una codifica a quella dottrina che insegniamo. E quindi nasce il primo concilio, si chiama il concilio di Rajagriha, che è anche quello un posto che conosciamo bene, perché in genere il Buddha andava a predicare in questo posto e c'è stato tanto tempo. Allora, questo primo concilio si svolge a un anno dalla scomparsa del Buddha. Dove si riuniscono questi qua? Boh, i testi dicono che si sono riuniti in una grotta. Ora, io non so se veramente erano riuniti in una grotta, però la tradizione racconta che a un certo punto si dovevano confrontare su quello che il Buddha aveva insegnato. Siccome non si scriveva, non c'era ancora allora la riproduzione dei testi per iscritto, tutto veniva trasmesso a voce, viene chiamato Ananda, il nostro sensibile, Ananda è sensibile, e gli si dice: visto che tu eri più vicino al Buddha, eccetera, eccetera, dici che cosa hai sentito, dici che cosa ha spiegato. E allora la leggenda dice che Ananda si siede sul trono, mette le mani giunte e con, non so se con le fiche chiuse o con gli occhi aperti, insomma, concentrandosi, ripete parola per parola tutti gli insegnamenti del Buddha. E allora ecco che a un certo punto questi insegnamenti finalmente hanno una codifica, finalmente vengono classificati.
Difatti, da questa recitazione che Ananda fa a mente, così, nascono i sutra. Quindi tutto quello che Ananda dice costituisce il pacchetto di sutra. Poi un altro monaco viene chiamato, che si chiama Upali, il quale, probabilmente nello stesso modo, con la stessa concentrazione, con le stesse mani, siccome gli facevano sedere sul trono, perché chi dava insegnamenti si sedeva sul trono, ma fa sedere sul trono e lui anche ripete con grande concentrazione tutte le regole della disciplina, quindi la disciplina monastica, il Vinaya. Alla fine questo Mahakashapa, che aveva indetto questo congresso, si dice che abbia enunciato tutto il contenuto della Abhidharma. La Abhidharma è una analisi di tutti i fenomeni, contiene elementi di cosmologia, di psicologia, la classificazione dei fattori che caratterizzano il mondo manifesto, la metafisica, quindi una cosa enorme. E lui, anche lui a voce, ripete tutto questo, e quindi una visione metafisica secondo la dottrina buddista. Allora, l'insieme di queste tre recitazioni, di queste tre deposizioni, no, diventa quello che viene chiamato il Tripitaka, perché ognuna di queste spiegazioni ha un suo settore specifico, no? E il Tripitaka vuol dire i tre canestri, e viene considerato come un canestro che contiene le istruzioni, che contiene il dettaglio dell'insegnamento. E quindi noi abbiamo il canestro della conoscenza buddista. Praticamente il Tripitaka contiene tutti gli elementi della tradizione buddista. Ricordiamo bene quali sono, allora, i tre canestri: Sutra, Vinaya, Abhidharma. Questi siamo i tre canestri. Allora, a questo punto hanno codificato, hanno ottenuto una diciamo trasmissione completa di quello che è stato l'insegnamento del Buddha, e i monaci si separano in pace per continuare la loro missione di predicatori. Vanno in giro senza casa, il monaco non ha casa, il monaco è povero. Ricordiamoci che il monaco vive di elemosine, ricordiamoci che il monaco non può chiedere, quindi si presenta davanti alle case, suona il suo battacchietto che ha lì, in questo bastone del viandante, che ha delle cosine di ferro che sbattono a mo' di campanella, e quelli del villaggio aprono la porta, consegnano quello che possono dentro alla ciotola. Il monaco non può ricevere più di quello che sta nella ciotola, mangia un solo pasto al giorno e vive in povertà, di elemosina, senza ricchezze. Questa è la vita del monaco all'epoca. Allora, ecco che abbiamo una descrizione storica di un momento particolare di quest'epoca, ma gli storici più vicini a noi, perché un conto è guardare la storia con l'occhio della leggenda e con l'occhio di quello che è stato raccontato, e forse anche da chi non ha nemmeno visto, ma come succedeva allora, come succedeva all'epoca. Ma i nostri storici sono degli scienziati, cioè c'è proprio una scelta della storia. Vanno a vedere, confrontano i dati, prendono i testi, eccetera, eccetera. Quindi gli storici nostri, quelli di un'epoca molto vicina alla nostra, hanno esaminato, hanno cercato di confrontare quello che diceva nella storia tramandata del Buddha con i dati reali che potevano testimoniare l'effettivo svolgimento degli episodi che venivano raccontati, e quindi non vedono questa storia esattamente come è stata raccontata. Quindi dicono innanzitutto che probabilmente al primo concilio non c'erano soltanto
dei monaci, ma c'erano anche dei laici. Ma perché c'erano anche dei laici? Perché i monaci che erano abituati a ricevere le elemosine, probabilmente giravano sempre più o meno, avevano un loro territorio in cui girare a chiedere le elemosine, quindi stabilivano con i laici un legame che poi magari diventava anche una, diciamo, una forma simbiotica, non solo di riconoscenza per quelli che avevano dato, ma anche di ricerca insieme sulla dottrina. Il monaco spiegava la dottrina al laico, il quale aveva bisogno di più ripetizioni. Pensate a voi. No, sono anni che parliamo di ripetizioni, siamo ancora qua. No, quindi qui aveva bisogno di più ripetizioni, più incontri, quindi si diventava dei ricercatori comuni, eccetera, eccetera. No? E allora ecco che questo rapporto con i laici diventava anche un po' condizionato. E credo che, almeno per gli storici, dicono che fu proprio la visione dei laici nei diversi villaggi lontani che a un certo punto genera uno scompenso all'interno dell'ordine monastico. Perché? Perché molti laici che provenivano dalla tradizione bramanica e quindi dovevano essere convertiti o erano stati convertiti, anzi io penso che erano stati convertiti e volevano in qualche modo essere riconoscenti ai monaci, a un certo punto sono un po' colpiti dalla vita frugale dei monaci e cercano di farli vivere un po' meglio, no? Come facciamo noi, no? Se vediamo il povero magari gli diamo la prima volta, gli diamo un'offerta di soldi, poi vediamo che non ha le scarpe, gli portiamo le scarpe, una volta dopo gli portiamo il golfino. E loro, probabilmente questi laici, in perfetta buona fede, facevano anche così, cercavano di trattare meglio questi monaci che, adesso capirete perché prima mi sono dilungato nella spiegazione della povertà, dovevano essere assolutamente poveri. E con l'intervento di questi laici compassionevoli, ecco che la vita quotidiana dei monaci cambiava, diventava molto simile a quella dei bramani, i quali venivano contestati dai buddisti perché erano dei sacerdoti che approfittavano della loro conoscenza, della dottrina, per fare soldi, vivere riccamente, eccetera, eccetera. Allora, i laici che non avevano capito bene il senso della vita del monaco buddista cercavano di fare vivere questi monaci buddisti come i bramani. E quindi facevano offerte, davano vestiti, facevano delle cose. E questo modo di vivere aveva un po' inquinato l'integrità di alcuni di questi monaci, forse di molti di questi monaci. Ecco, no, questi andavano lontano e poi a un certo punto, no, essendo lontani da casa, non avendo rapporti, eccetera, eccetera, si lasciavano anche un po' trascinare dalle cose. E questo inquinava l'integrità della dottrina. Ed ecco che è proprio da questo inquinamento che nasce il secondo concilio. Secondo concilio che si chiama il concilio di Vaishali. Allora, direi che noi parliamo così in modo talmente determinato di questi concili come se fosse tutto chiaro. Di fatto non è che sappia molto su questi concili. Gli storici cercano di raccogliere dei dati, però né le date né come sono svolte, se tenete anche dopo, sono molto chiari perché non abbiamo dei riferimenti. In ogni caso le ricerche permettono di dire che per quello che si può sapere, visto che non si scriveva all'epoca del primo e del secondo concilio e dunque tutto è stato riportato oralmente, questo concilio di Vaishali nasce dalla reazione di un monaco, il quale si chiama Yashas, il quale monaco Yashas, che cosa fa? È un ortodosso tradizionale di quelli che vogliono rispettare la povertà e che vivono come il Buddha aveva insegnato, quindi è un rigoroso e puntiglioso osservante, il quale a un certo punto si trova a passare per questo paese
la sciatua e tal, e nota che i monaci sono non coerentemente con le disposizioni previste dal Vinaya. Cioè, nel primo concilio fanno, stabiliscono le regole, le codificano, però poi a un certo punto qualcuno se ne dimentica. Siamo a qualcosa come circa 150-200 anni dopo la morte, dopo che il Buddha ha lasciato il corpo. E questo monaco resta turbato. Mi viene da ridere perché nella storia di Palgi, quello che nel 1600 è andato a fondare il monastero di Atize in Ladakh, a un certo punto c'è proprio anche questo passaggio. Cioè, c'è un libro che parla della vita di questo lama, e a un certo punto dice che il Dalai Lama, saputo che in Ladakh e in particolare a Lama Yuru i monaci non erano più tanto ortodossi, allora decise di mandare il Lama Palgi, il quale fece un lunghissimo viaggio, ci mise tanti anni, perché nel percorso da Lhasa a Ladakh fondò anche diversi monasteri, quindi era uno che se la prendeva con calma, però arrivò proprio a Lama Yuru e a Atize per rimettere un po' di ordine nella vita di questi monaci. Quindi adesso mi veniva in mente questa storia, visto che questo io assolutamente non penso di essere Yasa, questo sia ben chiaro. Però forse questo fatto si ripete, insomma, nella storia dei monaci questo lassismo qualche volta può anche arrivare nel corso dei secoli soprattutto. Ebbene, questo puntigliosissimo e rigoroso Yasas cosa fa? Dice, qui è tutto da riformare. Questi monaci si comportano malissimo, non si comportano secondo il Vinaya. E allora identifica delle infrazioni gravi che questi monaci fanno e sulla base di queste infrazioni che lui raccoglie 10 punti, no, 10 infrazioni gravi, ottenuto l'appoggio di un grande saggio che si chiamava Sarvakama e del re Kalashoka, il quale re si prende l'incarico di mantenere per tutto il periodo del concilio i monaci che vengono invitati, 700 monaci, e organizza questo secondo concilio. Adesso vi dico su che argomenti si doveva dibattere. I monaci dovevano vivere santamente, secondo la tradizione, quindi dovevano essere dei rappresentanti della pura, veramente, tradizione, no? E evidentemente c'erano alcune cose che non combaciavano molto. Difatti, i 10 punti sono questi. Primo, i monaci non dovevano, mentre invece probabilmente lo facevano, fare provviste di sale dentro un corno. Adesso io non so spiegare queste cose, suppongo che il sale fosse preziosissimo e che il corno contenesse tanto sale, e quindi questi giravano con questi corni pieni di sale, e che già era un indice di possesso di qualche cosa. Secondo, non dovevano accettare cibo dopo mezzogiorno, e puntualizzava prendendolo con due dita, quindi toccandolo loro direttamente per metterselo nella ciotola. Terzo, portare con sé, non potevano portare con sé delle provviste e mangiare per strada, perché loro dovevano mangiare nell'ora del pasto, mangiare il pasto che gli veniva dato, e poi per tutto il giorno dovevano. Quindi non dovevano cancellare lungo il sentiero. Quarto, non dovevano tenere delle riunioni separate, cioè in genere si facevano delle assemblee tra monaci, quindi non dovevano fare conventicole e discutere. E quando facevano le riunioni non dovevano alzare la voce, non dovevano urlare per imporre la propria
proprio punto di vista. Quinto, non dovevano prendere delle decisioni senza che si fosse raggiunto il quorum, cioè era una visione democratica, cioè se la maggioranza, senza una maggioranza le decisioni non erano prese, ed è ancora valido oggi questo discorso, no? Se la maggioranza all'interno di un monastero, se la maggioranza non condivide un punto di vista, questa cosa non viene considerata. Sesto, non dovevano continuare, quindi qui dice persistere, non dovevano continuare le occupazioni che avevano prima di diventare monaci, cioè il monaco non doveva lavorare e quindi doveva solo pregare e andare a chiedere l'elemosina. Ma alcuni di questi monaci probabilmente si facevano, siccome facevano i contadini, avevano il loro orticello e coltivavano, allora questo non, assolutamente non si doveva fare, quindi questo Iacta si ha visto che questi avevano il loro orticelli. Settimo, non dovevano bere nel pomeriggio del latte non zangolato. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che probabilmente durante il giorno, dopo il pasto che loro facevano, avevano la possibilità di ingerire delle sostanze, ma dovevano essere liquide, quindi se non veniva mescolato bene, eccetera, eccetera, quello diventava, no, io vedo, credo che anche voi abbiate qualche volta assistito, no, alla formazione del formaggio, eccetera, eccetera, il latte troppo pastoso, e quindi diventa una sostanza, non diventa più un liquido da inserire, e quindi questo non lo dovevano fare. Ottavo, questo è molto simpatico, non dovevano bere vino di palma. Io ho scritto qui spacciandolo per un medicinale, no? E i testi dicono come medicinale, no? Cioè, probabilmente questi dicevano che gli faceva bene, insomma, quindi non doveva bere quel bene. Nono, non dovevano avere una stuoia nuova senza frange, probabilmente perché, io non so bene, nuova di sicuro, perché in genere il monaco aveva il suo vestito e basta, doveva tirare con queste cose, una stuoia nuova, dove dormire, eccetera, costituiva già un elemento di ricchezza. Probabilmente senza frange voleva dire che era rifinita bene, era proprio fatta con il criterio, no, della rifinitura accurata, per cui non dava di nuovo l'idea dell'umiltà e della povertà. Decimo, e qui siamo al punto dolente, non dovevano accettare in elemosina oro e argento. Quindi ovviamente questi erano diventati anche dei capitalisti, e non dovevano soprattutto ricevere queste donazioni e considerarle come dei beni personali, quindi utilizzando il loro. Questi sono 10 punti che hanno caratterizzato il secondo concilio. L'assemblea, 700 monaci, tutti a spese del re, a un certo punto approva, dice sì, è vero, noi siamo dei monaci, dobbiamo rispettare queste regole, beh, ci siamo un po' persi. Pazienza, da questo momento rifacciamoci a questa cosa e facciamo in modo che tutti i monaci rispettino queste condizioni. Quindi il concilio riporta un po' di ordine, ristabilisce un ordine, eccetera, eccetera. C'è un piccolo particolare che alcuni non hanno accettato e quindi sono stati cacciati dall'ordine. Quindi i trasgressori sono stati puniti, cacciati dall'ordine. C'è un altro piccolo particolare, è che i trasgressori, detta così, potevano sembrare 10, invece erano la metà dei 700. Cioè, non è che fossero la metà dei 700 contati, però a un certo punto il concilio, che era composto da 700, si divide e si spacca in due. No? E quindi lì nasce uno scisma già, perché alcuni dicevano sì, così, gli altri dicevano no, non si può, eccetera. Per cui c'è stata una frattura. Adesso io non dico che tutti i 350, no, nella metà dei 700, fossero dei trasgressori, però su questi punti di vista c'è stata una discussione e probabilmente c'è stata una frattura. Io direi che
Direi che all'epoca, siccome probabilmente era abbastanza normale, cioè adesso il pretesto di questo qua che passa dal paese e vede i monaci così è ancora simbolico, no? Perché io parto dal paese, vedo 10 disgraziati che non fanno più i monaci, non vado a indire un concilio e non invito 700 persone a giudicare 10 persone. Quindi vuol dire che probabilmente era abbastanza una regola. Quindi lo scisma c'era già, cioè c'erano i monaci più ortodossi e i monaci meno ortodossi. Per cui dopo il concilio risulta ancora più evidente questa cosa. E questo è un elemento che caratterizza ancora di più gli sviluppi futuri, perché le controversie nascono proprio da differenti visioni della disciplina e della pratica che si sono formate nel corso degli anni, cioè questi monaci probabilmente avevano poco controllo, si sentivano più liberi, decidevano insieme, magari ecco perché dicevano non fare piccole conventicole, perché magari si mettevano in 10, 15, non so che cosa, e decidevano che era cambiata la regola, che potevano anche ricevere delle donazioni. Potevano anche portarsi dietro il corno pieno di sale, come ne so io, avere lo scuino senza le frange. Per cui insieme si davano delle regole nuove. E questa cosa nel corso degli anni era diventata veramente una pratica, cioè una convenzione. Per cui c'erano i monaci ortodossi e i monaci non ortodossi. Questo teniamolo presente, non pensiamo che da un concilio nasca dall'infrazione di 10 monaci, cioè il concilio è andato a picchiare su un fatto che probabilmente era normale, cioè era un comportamento che era abbastanza diffuso. E quindi direi che nel tempo si erano proprio generati questi due schieramenti. E come erano divisi in pratica questi due schieramenti? Erano già divisi secondo una ripartizione geografica. C'erano i buonisti, che erano a est, che si rifacevano ad Ananda, erano quelli umili, avevano scelto di praticare la moralità, praticavano lo studio della dottrina con una visione altruistica più aperta, era quel che piaceva di più ai laici, gli umili, eccetera, eccetera. E avevano uno spirito pacifico che poteva coinvolgere anche le popolazioni. E quindi la loro corrente si chiamava Mahasanghika. A ovest invece, dall'altra parte, c'era una diversa compagine di monaci che si chiamavano gli Straviras. Che cosa facevano questi monaci? Erano dei banditi, erano dei disperati? No, semplicemente privilegiavano in modo rigoroso l'ascesi ottenuta con dei principi rigidi, austeri, se non addirittura con la vita isolata, se non addirittura con la meditazione nelle caverne, in silenzio. Questo fatto è un fatto virtuoso probabilmente agli occhi di chi prende in considerazione il comportamento qua, il monaco austero, rigoroso, che vive in silenzio, che pratica la meditazione. Sarà un santo anche lui, sì. Invece non sembra che fosse proprio così, perché i monaci antagonisti ricordavano, e qui ce lo ricordiamo anche noi, l'abbiamo già ripetuto in altre circostanze, che il Buddha aveva abbandonato questa pratica. Cioè il Buddha, nel momento in cui decide di meditare, va nella grotta e ci sta un fracco di tempo, ma poi capisce che quella non è la via. Allora, ecco che questi monaci che invece ripetono il percorso che il Buddha aveva abbandonato, evidentemente diventano l'oggetto, no, di considerazioni, diciamo, non coerenti, no, da parte di quelli che invece hanno pensato che la vita del monaco deve essere fatta di pace, di armonia e soprattutto di inserimento nella società. D'altra parte è vero, quando il Buddha nasce alla sua grotta e va a mangiare, infrangendo la regola dell'ascetismo, e poi va in mezzo alla gente, sta proprio a testimoniare che il buddismo si pratica in mezzo alla gente, non si pratica nella caverna.
non è l'isolamento quello che ti fa diventare un buon praticante, ma è l'applicazione dell'altruismo e della compassione in mezzo alla gente. Per cui questi qua erano visti un po' così, come un po' dei praticanti sui generis, no? Quindi abbiamo queste due correnti. Da una parte quelli che si riferiscono ad Ananda e dall'altra parte quelli che si riferiscono al Mahakashyapa che aveva fatto il primo congresso e anche a Moggallana, il mago, per cui il mago aveva gli ottenimenti che aveva avuto. Allora si capisce che si delinea già una frattura, no? C'è una divisione che prelude a quello che sarà poi qualche tempo dopo la ripartizione della tradizione secondo i due veicoli, piccolo veicolo, grande veicolo. Qui vediamo già i primi segni, non è così, perché il Mahayana non c'è ancora, questi sono i Hinayana, ma non si definiscono Hinayana perché sono monaci. Con il tempo poi, e questo lo vedremo la prossima volta che ci incontriamo, quando esamineremo bene le caratteristiche del piccolo veicolo, che è quello originario legato agli insegnamenti originali del Buddha e del Mahayana, che è quello che viene in tempi successivi. Ma qui noi cominciamo già a capire che c'è una divisione che va più o meno in questa direzione. Intanto, che cosa succede? Tanto per avere così una carrellata, un fare una panoramica, nel nord-ovest arriva Alessandro Magno. E quindi una ventata di un'altra cultura, un inserimento anche forte di usi e costumi differenti. Queste truppe che invadono Alessandro Magno, che resta anche molto impressionato da Lidia, al punto che poi a un certo punto se ne torna anche indietro, no? E però, pur essendo in un clima anche abbastanza difficile dal punto di vista della sopravvivenza, dal punto di vista sociale, eccetera, eccetera, il buddismo vive un'epoca dorata. Perché? Perché abbiamo la dinastia di Maurya con l'impero di Ashoka, il quale Ashoka, qui un'altra cosa, la storia, non so, o andiamo dentro la storia e cerchiamo di capire bene, allora non ci limitiamo a quello che dice il buddismo, ma andiamo a fare una ricerca su chi era questo Ashoka. Viene considerato il Costantino l'indiano, è quello che ha dato la libertà di religione a tutte le religioni che erano presenti sul suo territorio, quello che faceva gli editti per una serena convivenza. Ma è sempre stato così? No. Invece no, questo era crudelissimo all'inizio. Prima di convertirsi al buddismo era un re abbastanza difficile, era un combattente, un invasore, un prevaricatore, uno che si impossessava delle terre, cioè faceva quello che tutti i regnanti indiani facevano appena ne avevano la opportunità. Però da individuo senza scrupoli diventa poi invece un ottimo governante perché scopre il buddismo e quindi convertitosi al buddismo a un certo punto fa in modo che le popolazioni sotto di lui vivano in un modo migliore. Qui siamo di nuovo alla visione buddista. Nella visione storica invece si dice che Ashoka era un opportunista perché aveva un territorio talmente grande che c'erano un'infinità di piccole conventicole di religioni disparate, allora per evitare che questi si facessero battaglia fra loro creando il disordine sociale, lui ha detto siete tutti liberi, quindi dobbiamo rispettare tutte le religioni, eccetera, eccetera. Quindi ha eliminato le guerre di religione sul suo territorio. Non perché fosse un buono, ma semplicemente perché era un buon regnante, aveva capito che di lì potevano nascere dei focolai di rivolta. E quindi quello che potrebbe sembrare un gesto illuminato in realtà era un gesto opportunistico. Ma comunque sia, io direi che alla fine, quando lui si sente veramente un praticante buddista fino in fondo, lavora molto a favore della gente che lo segue, dei suoi sudditi. E
È veramente uno che garantisce la libertà di religione, dimostra di essere un regnante esemplare, quindi il Papa è un po' come i nostri santi cattolici, no? Che a un certo punto prima facevano i soldati, i guerrieri, uccidevano, eccetera, poi si convertono, diventano dei santi buonissimi. Questo faceva più o meno la storia, più o meno quello. E a un certo punto ecco che lui segue il buddismo, apre il cuore ai problemi delle genti, applica il buddismo a favore dei suoi sudditi, cioè tutto il principio di altruismo e di compassione, con delle leggi che favorivano certamente la pacifica convivenza, non solo fra le genti, ma anche la pacifica sopravvivenza degli animali. Pensate, adesso lui aveva fatto anche delle grandi opere assistenziali per la popolazione, eccetera, quindi era veramente un illuminato. Ma l'altro curioso, se mi ricordo bene, non lo so, perché questo mi viene fuori in questo momento, credo di ricordare che lui addirittura avesse aperto degli ospedali per gli animali, quindi era altamente compassionevole, veramente un vero buddista, no? Cioè, si interessava veramente anche di tutti gli esseri sentienti, non solo per gli uomini. Sotto il regno di Ashoka, ecco che a un certo punto si svolge il terzo concilio. Ora, più avanti lo dirò, adesso ve lo anticipo, il terzo concilio è un concilio che nessuno sa dove si è svolto né come si è svolto, ovvero ci sono diversi pareri, alcuni danno una data, altri danno un posto, altri danno una cosa. Quello che è invece interessante è il fatto che che furono ancora dibattute delle questioni di carattere dottrinale. Allora, questo concilio, secondo la tradizione Theravada, secondo scritti in lingua pali, dice che si sia svolto a Pataliputra 236 anni dopo il parinirvana del Buddha. Come ho detto prima, non si sa bene se si è proprio svolto lì. Alcune fonti dicono che addirittura si sia svolto in Kashmir, quindi le cose sono un po' strane, ma in ogni caso il suo scopo era quello di dirimere le questioni che riguardavano le discordanze che c'erano fra numerosi gruppi di monaci, e queste discordanze riguardavano alcuni punti della dottrina concernenti la realtà degli arhat. Che cosa vuol dire arhat? Vuol dire un santo che ha vinto le passioni, quindi a un certo punto del percorso spirituale il buddismo, probabilmente anche l'induismo, questo termine, diceva che un individuo che pratica, arrivato a un certo livello di evoluzione spirituale, è una persona che ha superato delle pulsioni, che ha vinto le sue passioni, che è un santo, e ha delle diverse caratteristiche che non sto nemmeno più elencarvi, però era un individuo esemplare, che doveva anche essere un riferimento, oltre che uno che faceva del bene per gli altri, anche un riferimento per la gente. Va bene? Allora, questi vengono convocati, i monaci, per fare questo terzo concilio e devono discutere, come l'altra volta, su 10 punti, qui ci sono 5 punti, su cui c'è un ampio dibattito. E questi punti sono questi. Primo, la domanda era se gli arhat possono, arhat quando dico arhat è santo, se questo santo può essere soggetto alle tentazioni sessuali. Cioè, questi erano dei profondi speculatori filosofici, dicevano, ma che questo è un santo, non dovrebbe aver superato l'attaccamento al senso, alle cose fisiche. Per cui, però alcuni dicevano, ma se questo è anche un po' un uomo, no? Un po' materiale, potrebbe avere, non dico nemmeno che praticasse, dico solo le tentazioni, potrebbe in sogno magari venisse qualcosa, cosa di questo genere. Quindi dibattevano questo argomento e tutto è incentrato su questo figura del santo. Due, se questi arhat sono liberi dalle forme sottili di ignoranza, cioè la confusione che genera uno stato alterato della mente. Tre, se gli arhat sono ancora soggetti ai dubbi, siccome nella pratica il dubbio è un altro degli elementi che bisogna sconfiggere, dice, questo qua è un santo,
ma si chiederà mica qualche volta se quello che fa va bene o va male, se la dottrina è giusta o no, se la sua pratica è quella giusta per lui. Quarto, se gli ARAT possono ancora ricevere istruzioni dagli altri. Cioè, uno che è già diventato un perfezionato, non dico un realizzato o un illuminato o un risvegliato, ma però è già a metà strada. Dice, è uno che ha ancora bisogno di ricevere le cose dagli altri. Qui abbiamo di nuovo un parallelo con Buddha, il quale Buddha ha avuto anche lui i suoi maestri. Non dimentichiamo che ha cercato attraverso gli insegnamenti di altri diciamo, individui di elevata spiritualità di trovare la via, no? Per arrivare alla comprensione della realtà. Però lui andava a tutti questi maestri, i quali gli insegnavano la meditazione, cioè, ma lui usciva sempre insoddisfatto. Però la tradizione dice che anche lui ha avuto i maestri. E quindi questi si chiedono, ma questo qua quando diventa il santo? Ha ancora bisogno di maestri o no? E questo era uno dei punti. Il quinto punto era se gli ARAT durante la meditazione possono ancora pronunciare la parola dolore. Cioè, qui sono sottilissime queste cose, forse potrebbe essere anche argomento di dibattito. Cioè, l'ARAT nel momento in cui medita, e quindi è in un assorbimento meditativo, può avere ancora l'idea di quello che può essere il dolore, la percezione di quello che può essere il dolore, quindi pronunciare la parola non vuol dire che lui dicesse come un mantra dolore, dolore. Dice, ma gli affiora l'idea del dolore o no? Perché nell'assorbimento meditativo, quando tu sei nella grande beatitudine, non c'è questa presenza del dolore. E quindi questi mettevano probabilmente in discussione la figura dell'ARAT nelle sue qualità, nelle sue cose. Bene, direi che data una risposta a tutte queste domande, allora questo concilio a un certo punto finisce. Come vi ho detto prima, alcuni dicono che questo concilio si sia tenuto a Pataliputra, altri dicono che si è svolto in Kashmir, alcuni dicono che si è svolto 137 anni dopo la scomparsa del Buddha, altri datano il concilio 160 anni, cioè le date non corrispondono perché non c'erano dei dati, non si tenevano i registri. Nessuno sa. È un fatto comunque che questo concilio, indipendentemente da dove è stato fatto e indipendentemente da quando è stato fatto, serve per chiarire alcuni aspetti della dottrina, ma non serve per unificare le scuole. Cioè, questi si sono riuniti, hanno parlato per non so quanto tempo del fatto che l'ARAT potesse o non potesse fare certe cose, hanno discusso sugli ARAT, ma però sono andati via e ognuno ha mantenuto, cioè non hanno unificato, ma semplicemente hanno ancora di più caratterizzato la loro separazione. Difatti le scuole erano diventate quattro e quattro resteranno, ma nel tempo avranno anche 18 sottoscuole. Quindi ecco, tutte le volte che nasce una sottoscuola vuol dire che non c'è una identità. Allora, i Mahayana, quando parlano di questo terzo concilio, sostengono che si sia svolto invece non 200 anni dopo la scomparsa del Buddha Shakyamuni, ma addirittura verso la fine del primo secolo d.C., per cui vuol dire 500-600 anni dopo. Quindi, come capite, i tempi non coincidono molto. Ma anche in questa versione comunque si parla della divisione in quattro scuole, in quattro correnti principali e si parla anche della successiva suddivisione in 18 scuole, quindi vuol dire che da qualche parte questo riferimento c'è stato, indipendentemente dal fatto che non sappiamo bene come, è stato un momento diciamo, di focalizzazione, di fotografia della situazione e di caratterizzazione delle diverse scuole. Direi che qual è stato il, come
Qual è stata la prerogativa di questo terzo concilio? La prerogativa del terzo concilio, mentre nel primo concilio c'è stata la caratteristica specifica della catalogazione degli insegnamenti del Buddha in questi tre canestri, ripetuti tutti gli insegnamenti parola per parola come erano stati dati da questi tre maestri, qui c'è un'altra caratteristica: vengono scritti i testi. Quindi finalmente gli insegnamenti dei tre canestri vengono scritti, e quindi da quel momento lì i sutra, il Vinaya e l'Abhidharma non sono soltanto più ripetuti a voce, a memoria, ma hanno anche una loro precisa collocazione all'interno delle biblioteche dei monasteri. Io non so come funzionasse allora l'editoria, ma probabilmente c'era un solo testo e non poteva nemmeno fotocopiarlo. Questa cosa del solo testo che non si può nemmeno fotocopiare mi richiama di nuovo alla mente il Ladakh, perché quando io sono arrivato in Ladakh tanti anni fa avevo notato che i monaci che appartenevano allo stesso monastero ma erano distribuiti in diversi villaggi, e anche lì non so se è secondo la tradizione o secondo l'opportunità, però a due, no? Cioè avevano uno o due che seguivano un villaggio, uno o due che seguivano un altro villaggio, si portavano sempre stretti, no? Nel loro avevano questi fagottini di stoffa, e dentro questi fagottini di stoffa avevano i loro libri. Io ho sempre pensato che questi libri fossero dei libri comuni, cioè io ho detto quello che ha il monaco A nel suo fagottino è uguale a quello che ha il monaco B nel suo fagottino, invece non era così, perché siccome tempo fa, oggi non più ce l'abbiamo sui computer, ma una volta era anche difficile stampare, allora i monasteri, alcuni monasteri avevano le loro stamperie e stampavano con il vecchio sistema di plisce di legno. L'avete visto tutti quelli che sono andati in India, in Nepal, hanno visto come si stampava, no? Si prendeva il legno di ciliegio, di rosa, tutto incavato, e c'erano tutte le lettere, le parole, i testi. E uno, il monaco, andava nel monastero e diceva: vorrei, che testo avete? E aveva preso 10 testi. Bene, fammi una copia di quello che cacciano il grano. Compravano questo testo, e siccome non tutti i monasteri stampavano, a seconda di dove andava il monaco trovava un testo che poteva andare bene, riceveva gli insegnamenti dal maestro del monastero, eccetera. Per cui i monaci giravano con dei testi singolari, cioè erano dei testi speciali che loro avevano fatto stampare nel monastero piccolo. L'altro che era andato nel monastero B aveva un altro testo, e loro li tenevano religiosamente, non soltanto per grandi religioni, ma perché quelle erano preziose, perché erano la base delle loro pratiche. E quindi il monaco si portava dietro il testo personale, no? E che gli serviva per poi svolgere tutte le sue pratiche all'interno del villaggio dove andava gli insegnamenti, eccetera. Allora io mi chiedo, va bene, questi hanno scritto i testi, certamente non hanno scritto lì, no? Ci sarà voluto del tempo, avranno deciso che scrivevano i testi. E io ho visto anche dei testi tibetani che sono stati tutti trascritti a mano, e vedi, poi se andate in museo lo potete vedere, ma si vede anche nei monasteri se chiedete, questi testi antichi tibetani sono scritti dagli amanuensi proprio, i quali poi commettevano gli errori, no? Allora cancellavano, erano le gomme, no? Allora tiravano una riga, poi scrivevano su di nuovo la parola nuova, cioè, vedete proprio il lavoro fatto a mano. Pensate con che fatica questi si trascrivevano allora, sto parlando di 1000 anni fa, no? L'Abhidharma Koccha, che è una cosa così, i sutra. Noi adesso compriamo i libri, no? In libreria, e troviamo un libro con, non so, un decimo dei sutra, che è già un libro alto così, che ha dentro una serie infinita di sutra. Quelli li hanno scritti tutti a mano 1000 anni fa, pensando un po' che lavorare deve essere fatto. Questo deve anche aiutare, quello che io vi dico, a capire di non prendere al volo la cosa, perché io vi ho detto, bene, sono stati scritti i testi,
C'erano messo degli anni per scrivere quei testi lì, non soltanto nello scrivere, ma anche nel verificarli, nel controllarli, e poi quanti ne hanno fatti? Ne hanno fatto una copia e poi l'altro che copiava, chissà quanto tempo ci ha messo a fare questo lavoro. Perché nei monasteri ci fossero questi testi? Dovevano avere delle persone specializzate per fare queste cose, conoscitori della lingua, che era difficile, buoni calligrafi, no? Un lavoro lunghissimo. Bene, abbiamo detto che i Mahayana pensano che il terzo concilio, forse il quarto, perché loro dicono che il terzo concilio ha avuto luogo da una parte e forse era il quarto, perché il quarto si è svolto in Kashmir, c'è stato un concilio in Kashmir, non lo sappiamo. Comunque, che fosse il terzo, che fosse il quarto, da questo concilio nascono queste scuole sottoscuole. Abbiamo detto Mahayana, entriamo già in una nuova dimensione di pensiero, cioè la tradizione Mahayana si riferisce a una visione specifica della dottrina, che è quella del grande veicolo. Cosa dicono gli storici? Gli storici parlano della nascita di questa tradizione intorno al primo secolo d.C. Quindi, guardate caso, proprio nel momento in cui loro dicono che c'è stato il terzo concilio. Adesso, io non lo so, lo andremo poi a vedere, no? Come mai si fa nascere la tradizione Mahayana da una data che è molto vicina a quella del terzo concilio. In ogni caso, direi che è in quell'epoca, dopo il primo secolo d.C., che è quindi 600 anni dopo la nascita del Buddha, che appare questa tradizione, questa corrente, la corrente Mahayana. Di questo ne parleremo la prossima volta, se no fammi dormire tutti. Parleremo la prossima volta. La prossima volta parleremo della differenza tra la corrente Mahayana e la corrente Hinayana e della diffusione del buddismo in altri paesi che non sono l'India. E con questo avremo concluso la nostra panoramica sulla storia del buddismo, che non è, avete ben capito da come ve lo spiego io, non è una storia così rigorosamente raccontata, no? E nemmeno completa, cioè io ho cercato nei nostri incontri di sunteggiare il più possibile e di rendere un po' piacevole un fatto culturale che probabilmente potrebbe essere stato anche pesante. Quindi ci saranno state le omissioni sicuramente, non ho dato i nomi, non ho dato dei riferimenti, ma questi li potete trovare su qualsiasi libro. A me interessava soprattutto fare in modo che voi apriste la mente a quello che è una descrizione storica di avvenimenti che in parte hanno caratterizzato sì lo sviluppo del buddismo, ma in parte sono anche un po' fantasiosi, non abbiamo dato il riferimento, ci sono delle storie anche abbastanza incredibili, eccetera. Però ci permettono di capire come si sia sviluppato nel tempo il buddismo all'interno della tradizione monastica e poi che risonanza abbia avuto questo buddismo nella vita dei laici. Siamo arrivati, quello che vi ho spiegato oggi è una cosa veramente curiosa, perché il monaco, poi chiudo, il monaco va dal laico e cerca di insegnargli a vivere e il laico lo inquina facendogli i regali e quindi non è più il monaco che converte il laico, ma è il laico che converte il monaco, quindi vuol dire che la natura umana è abbastanza debole, no? E quindi in qualche modo diciamo che la nostra mente ci può